prendo 2 minuti e confesso che siamo tutte stanche perché siamo state a lungo sedute e penso che il grado di attenzione sia scensione per tutte. Io vi volevo parlare, come vi ho accennato, dell'influenza dei social network e dell'illusione della democrazia che abbiamo in internet. E suppongo che dalle discussioni che abbiamo fatto stamattina, da quello che abbiamo ascoltato, incominciamo ad avere anche la percezione di quanto sia sconosciuto il mondo di internet e tutti gli strumenti che internet mette a disposizione. E chi si approccia a internet di solito lo fa per fare ricerche. E abbiamo visto benissimo come queste vengano indicizzate volutamente dai motori stessi, dietro c'è pubblicità, dietro ci sono interessi grossi e noi possiamo subire come consumatori questa influenza. Quindi dobbiamo imparare a orientarci, a dubitare, non a dubitare, comunque avere spirito critico sulle soluzioni che ci propone internet quando noi lo interroghiamo. È molto importante governare internet perché è un luogo di potere, è un luogo dove noi possiamo esercitare potere. Come dicevo stamattina, la mia presenza qui ha un fine sociale, un fine politico, perché io credo in questa rete di donne perché abbiamo bisogno di conquistare i luoghi decisionali e lo possiamo fare se riusciamo a fare effettivamente rete. Quindi lo possiamo fare attraverso internet, deve essere la nostra energia, dobbiamo proprio trattarlo male, dobbiamo che sia nostro. Salto un poco, quindi stamattina è stato già detto che siamo passati dalla fase di internet in cui c'era internet che ci parlava, quindi che era un monologo, alla fase del dialogo in cui c'è una corrispondenza, c'è un circuito nella conversazione. Tutti noi diventiamo opinionisti all'interno di internet, cominciamo a dire la nostra. Questo crea chiaramente grossa confusione perché ciò che diciamo potrebbe non essere attendibile, potremmo anche dire delle grosse fandonie e quelle fandonie possono entrare nel cervello delle persone e creare quindi arrancarsi. Ecco perché l'importanza dell'influenza attraverso internet, perché noi abbiamo un grossissimo strumento per entrare nelle teste delle persone e cambiare dei freni, cambiare delle cornici che sono impresse. Mi dispiace che sia andata via Alessandra Dormino perché tutto il discorso che lei ha dato sul sentimento, dell'analisi del sentimento è molto importante perché se avete osservato le ultime elezioni politiche, ad esempio, sono state praticamente guerreggiate attraverso l'uso sia dei media sia dei social network, ma in maniera studiata, strategicamente, cioè hanno fatto proprio un lavoro, c'era un lavoro alle spalle finalizzato perché fossimo interessati da determinati argomenti. Ed è stata combattuta lì, non ci sono state più le riunioni o le assemblee o i porta a porta che c'erano un tempo per catturare il consenso elettorale. Quindi pensate bene quanto possa essere veramente importante e quanto noi lo subiamo senza che noi ce ne rendiamo conto, così come abbiamo subito la televisione in tutti questi anni. Volutamente risalto tutta la parte del fatto che chi fa opinione in maniera gratuita in qualche maniera sia un concorrente e leale o sleale chi è autorizzato a fare opinione, cioè i giornalisti. E però c'è tutto un grosso discorso su questo. Quello del giornalismo civico? Prego? Quello del giornalismo civico? No, perché chi utilizza internet, io parlo come influenza, no? Perché mi ritengo l'influenza perché lo utilizzo i social network per fini politico-sindacali, lo faccio in maniera specifica, quello è il mio obiettivo. E lo faccio in maniera gratuita, in maniera volontaria, come me lo fanno tante altre persone, che in qualche maniera sono dei concorrenti di chi effettivamente lo deve fare per mestiere. Se
io ho un lavoro, cioè io mi posso permettere di fare il volontario, lo posso fare. C'è gente invece che fa questa attività e viene sfruttato, però diciamo c'è purtroppo una letteratura che si sta sviluppando su questa questione. C'era Carlo Cornetti, per esempio, che aveva scritto un bel libro, Felici e sfruttati, però penso che non posso dilungarmi moltissimo, scusate. Allora, per quanto riguarda l'influenza, quindi abbiamo l'influenza, sto saltando. Quindi, stamattina è venuto fuori che c'è Sonia che ha messo sul sito, e ci sarà una parte che sarà un blog probabilmente, in cui noi, visto che siamo tutte distanti una dall'altra geograficamente, potremmo trovare quel nucleo, quel luogo comune dove poter esercitare veramente la nostra influenza nella rete e fuori dalla rete. Perché non dobbiamo immaginare che noi abbiamo un'azione soltanto su internet. Ognuno di noi poi ha una rete reale al di fuori di internet, di Facebook, di Twitter e tutti gli altri luoghi in cui riesce poi a fare proselitismo e a in qualche maniera a condizionare altre persone. Io lo so che magari può essere interpretato in maniera con un senso di superiorità nei confronti degli altri, però secondo me in questo momento noi perché le donne effettivamente riescono ad avere dei ruoli più importanti, lo devono fare. So che magari non può essere reale, però noi dobbiamo esercitare proprio non un lavaggio del cervello, ma noi dobbiamo incidere nelle menti delle altre donne e degli altri uomini. Quindi partiamo dal blog che si andrà o dal sito che si andrà a creare, dovremo tutte quante, utilizzando un esperimento che è stato fatto, che stavo accennando stamattina, di questo blog collettivo ottavogliano che ha partecipato alla Macchia Nera Blog Award, e vi ripeto, il blog di Macchia Nera Blog Award, che si tiene anche in questi giorni, serve per misurare quanto sia popolare un blog, un sito in tutta Italia. È stato avviato l'ottavo piano nel 2010 come esperimento. Alle spalle sono tutti registrati quando avvenito con De Nittos.